Allora, stavo dicendo, Galeazzo Alconati, questo grandissimo uomo, era un appassionato d'arte, ne abbiamo più un esempio. A lui vanno attribuite però altre cose, ancora forse dal punto di vista storico nostro, ancora forse più importanti. Lui, corrompendo, pagando, grazie alle amicizie a cui facevo riferimento prima, è riuscito da Roma a comprare, e l'ha pagato più che non questo, il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Codice Atlantico, che è una raccolta di documenti che si trova adesso alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, dove si, sapete, Leonardo, a parte la sua scrittura, che invece di andare da sinistra a destra, va da destra verso sinistra, però raccoglieva disegni, faceva, è abbastanza consistente come opera, ed è l'unico codice rimasto in Italia di Leonardo, tutto il resto è stato distribuito a Londra, proprietà della regina d'Inghilterra, in America, l'unico è in Italia, e ce l'aveva questo qui, che era di una gelosia delle sue cose, incredibile, comprava statue da tutte le parti, musiche, libri, preziosissima, se li portava qui a Castellazzo, gelosissimo, e ad un certo punto questo, prima di morire, regala, lui che non voleva assolutamente, regala il Codice Atlantico alla Biblioteca Ambrosiana. Lo zio cardinale Federico Borromeo era morto da poco tempo e il cugino era morto da poco tempo e nonostante il cugino che ha fondato la Biblioteca Ambrosiana lo supplicasse di averlo in qualche maniera, perché gli diceva: cosa lo tieni chiuso in cassaforte a Castellazzo? Dallo alla Biblioteca Ambrosiana, che già aveva delle cose importantissime, un manoscritto del Petrarca, quadri di questo e di quello. E invece lui non voleva dare. Come mai dopo, alla fine della vita, lo regala? Perché Galeazzo Alconati aveva un figlio illegittimo, si chiamava Francesco, a cui lui era estremamente affezionato, non aveva figli maschi, tranne poi una figlia, che insomma, pur essendo a quei tempi, purtroppo le donne purtroppo contavano poco, quindi non è che fosse particolarmente attaccato a questa figlia, ma al figlio maschio invece portava un amore enorme, anche perché questo qui era un genio, uno studioso di notevole livello e studiava presso la Biblioteca Ambrosiana, studiava presso, ed il primo a tradurre il Codice Atlantico in una lingua comprensibile è stato proprio questo Francesco, che lui ha adottato, l'ha adottato, dandogli il suo cognome, però essendo adottato non poteva lasciargli l'eredità. Per cui che cosa ha fatto? L'ha fatto studiare da prete e l'ha mandato alla Biblioteca Ambrosiana. E lì, fin quando era vivo, il cardinale Federico Borromeo, questo era protetto. Quando è morto il cardinale Federico, e loro fanno il loro lavoro, bisogna anche avere pazienza, quando è morto il cardinale Federico, la protezione sopra questo figliastro, la protezione non c'era più. E gli abati, i direttori della Biblioteca Ambrosiana continuavano a spingere per avere questo volume di Leonardo da Vinci, che lui non voleva dargli. Morto il protettore, lo zio, ad un certo punto questo Francesco Acconati è indifeso e viene e la gente del suo giro comincia a trattarlo male, per cui il padre, come atto d'amore, regala il Codice Atlantico alla Biblioteca Ambrosiana, dove si trova adesso, proprio perché il figlio fosse protetto. E così sarà, con la condizione che non doveva essere venduto o alienato in nessuna maniera, per cui è ancora di così, e che i discendenti degli Alconati avrebbero avuto il diritto, il dovere e il potere di andare, leggerlo e insomma trattarlo in quanto loro. E fin quando lui è morto, fin quando non fosse morto, il volume doveva rimanere qui a Castellazzo. E così avvenne. Questa è la storia del Codice Atlantico. Un'altra cosa, poi se sono troppo lungo chiedo scusa. Un'altra grande ricchezza che lui ha portato a Castellazzo, che adesso non c'è più,
è stato le fornelle, il bassorilievo del monumento funebre Gaston de Foix. Gaston de Foix era un generale ventenne, 23enne, francese, che morì in battaglia in Italia, a Ravenna, contro gli spagnoli. E un bello eroe, sapete, poi diventa un martire splendido, insomma. Quando morì, i francesi pagarono un architetto famoso italiano, che era Agostino detto il Bambaia, Agostino Busti detto il Bambaia, perché costruisse un mausoleo per questo qui. Lui aveva iniziato a costruirlo, però i francesi vengono sconfitti definitivamente dagli spagnoli, quindi questo monumento non si fa più, e tante fornelle, che sono la parte più bella di questo monumento, perché la parte superiore si trova il castello Sforzesco, la solita rappresentazione dell'eroe morto con la spada in mezzo, che è abbastanza generica, mentre le fornelle, i bassorilievi, sono un capolavoro eccellente. Io l'ho visto qui così ai tempi, quando c'era ancora la marchesa Beatrice Crivelli, e perché io sono stato il primo a studiare Castellazzo con una tesi di laurea negli anni antichi, comunque. E per cui le cose che vi dico nascono anche da interesse personale, da studio. Allora, stavo dicendo che c'era una sala sopra dove erano infilati nel muro, è venuto il Canova a studiare, è venuto il Fossolo a vedere, è passato Napoleone, cioè di qui sono passati tutti i più grandi. Filippo IV, re di Spagna, veniva a caccia nei boschi di Castellazzo. Quindi noi abbiamo davvero un posto che era una delizia.